Sì, oggi diciamo che abbiamo aperto i battenti, in realtà ancora non realizzo, no? Perché lo vedevo sempre come un sogno, qualcosa da, difficile da raggiungere. E beh, oggi il sogno, diciamo, che da ragazzino avevo sempre in mente è stato realizzato. Sono molto contento, soddisfatto ancora di più per averlo realizzato a casa, la città dell'Aquila, che comunque mi ha dato tanto, mi ha reso grande, mi ha reso un uomo, un cuoco, uno chef. E sono molto contento di questo. Palazzo Micheletti, un palazzo del 1700, William Zonfa Ristorante, un ristorante che ha 35 coperti, 30-35 coperti interni e una quarantina esterni, un palazzo tutto vincolato dai beni ambientali della soprintendenza, e una cucina che racconta quella che è stata l'idea che avevo già da tantissimi anni, una Proprio cucina del questo chiedevo, territorio. allora sarà una cucina all'altezza delle aspettative, all'altezza del tuo nome stellato. Cosa troveremo nel tuo nuovo ristorante? Allora, sì, una cucina basata sul prodotto del territorio, sulla ricerca, una cucina apparentemente semplice, ma dietro c'ha un grandissimo lavoro. Una cucina che voglio rendere accessibile e sostenibile, quindi una cucina dove cerchiamo di avvicinare anche giovane. E proprio per ospitare tutte queste persone che oggi non sono potute venire perché gli spazi sono insomma piccoli e abbastanza ristretti, per un mese ci sarà un menù degustazione con 7 corse, 7 piatti, 7 miei piatti a 55 euro. Ma sono tanti i piatti a cui sono legato, a partire da Occhi Chiusi Parmigiana di Melanzane, un piatto che è stato blasonato negli anni, ma soprattutto un altro piatto di cui vorrei parlare è il famoso castratissimo, un piatto fatto a base di carne di castrato che racconta un po' la mia idea, la trasformazione e l'evoluzione di quella che era una ricetta storica della tradizione abruzzese. Adesso il ristorante, allora una domanda, finirai anche tu su TikTok come tanti tuoi colleghi, ti metterai a fare anche video ricette nel tempo libero? Ma guarda, già ultimamente ho visto che il tempo libero è poco, quindi mi dedicherò soprattutto alla cucina, quindi i social sono importanti, ma è il giusto. Allora, William, che cosa dire? In bocca al lupo e insomma che sia un altro percorso pieno di stelle. Viva il lupo, grazie mille e saluto tutti gli ascoltatori del capoluogo.